Beh, insomma, io sono sempre molto felice quando mi si chiede di fare un ricordo del caro Fabrizio, che per me è stato un compagno di lavoro straordinario e una persona di un'umanità rara, che è molto difficile trovare. E la serie che abbiamo fatto, Non lasciamoci più, è rimasta un cult. Lo dico perché tante persone ancora mi fermano e si ricordano di questa fiction. Quando c'era ancora il povero Fabrizio ci chiedevano spesso se di rifarla, insomma, di proseguire. Però diciamo che è stata una fiction che ha lasciato il segno per la sua leggerezza e per la sua simpatia, perché comunque era, i personaggi entravano nel cuore delle persone. Fabrizio poi lo era già molto nel cuore delle persone, infatti lo è rimasto. E quindi attraverso questa opera lui viene ricordato spesso, oltre che per tante cose meravigliose che ha fatto, però a me fa piacere ricordarlo. Era un fratellone, come tanti dicono, tante persone che hanno lavorato con lui, perché era una persona estremamente umile, affrontava il lavoro con grande serietà, ma senza prendersi troppo sul serio. Amava divertirsi e amava questo lavoro. Quando abbiamo lavorato insieme era la sua prima esperienza in una fiction, e devo dire che poi era anche molto protettivo nei confronti delle persone che lavoravano con lui, con me anche in particolar modo, si è restaurata una bellissima amicizia, e quindi insomma una persona rara, come ho detto prima.